Spero che il maestro accetti la mia proposta. La sua è una storia veramente appassionante. Franco Zeffirelli, Giuseppe Verdi, Stockhausen, Paganini e molti altri hanno calpestato il marciapiede che porta dalla Scala al ristorante di Marchesi. Qui si è fatta l'Italia. L'Italia della musica, l'Italia unita e l'Italia dell'alta cucina. Ma tu pensi che sia veramente necessario fare un film sulla mia vita? Vedi, Gualtiero, ce ne sarebbero mille di perché. Dimmene almeno cinque. Te ne dirò uno che li racchiude tutti. La tua passione, la tua grande passione. Sono vissuto per parecchi anni in campagna, al paese di mio padre, che è Pavese, San Zenone Po, il paese di Gianni Brera. Ricordo il minestrone mangiato su una sedia davanti alla porta, perché là le strade non sono come qua, naturalmente. Come ricordo il secchio d'acqua, perché in cortile c'era un pozzo, no? Si tirava sul secchio d'acqua, secchio di rame, con ramaiolo si beveva l'acqua fresca del pozzo. Queste sono due cose che sono talmente forti, probabilmente, che mi hanno fatto dimenticare tutto il resto. Più bella giovinezza l'ho pensata, naturalmente l'ho passata qua, perché mia madre, siccome lavorava, aveva un albergo e mi spedì dopo, credo, dopo pochi mesi qui dagli zii, e io crebbi qua. E poi naturalmente tornavo tutti gli estati a farmi le vacanze. Quando l'olona entrava nel Po, io mi tuffavo dai pendii, da 4, 5, 2, 3 metri d'altezza nelle pozze d'acqua. Ho imparato prima a tuffarmi che a nuotare. E nella vita, combinazione, ho fatto questo parallelo perché è vero. Ho sempre cercato di fare, poi ho corretto eventualmente, no? Ma se non ci si tuffa, non si impara a nuotare. Un aneddoto che mi piace raccontare, forse lo raccontano persino i sanzenonesi, che è il paese dei dottori, questo, il Duturon lo chiamano, no? E anche il paese dei cuochi. E allora insinuano che ci sono tanti dottori per curare le malefatte dei cuochi. Anche perché poi sono diventato, come dicono, sporco cittadino, se non ho la mia città nella quale sono cresciuto, frequentando i teatri, la bella società, la musica e tutto questo, naturalmente ora non sento più, anzi non saprei cosa fare se dovessi venire qua. Eh sì, Milano è la sua città. Il maestro nasce qui, a due passi dal Verziere, il grande mercato popolare nell'albergo dei suoi genitori. Qui Gualtiero inizia a sviluppare le sue doti culinarie, in una Milano che sta cambiando, per soddisfare i nuovi bisogni di una nuova popolazione di milanesi e non milanesi affamati. Le osterie cedono il passo ad un'offerta più complessa, dove la cucina regionale italiana diventa protagonista. Ma a Gualtiero questo non basta, ha in mente un'idea diversa. Quello che rende la sua cucina così unica è proprio quanto questa sia intrisa di grandi momenti e personaggi. È come se tutti, a loro insaputa, avessero contribuito ad una trasformazione, un'alchimia.
ognuno aggiungendo qualche cosa, una nota musicale, una pennellata di colore, una citazione memorabile. Mi sono avvicinato, diciamo, al pianoforte e ho studiato 3 anni. A un certo punto la pianista ha cominciato a dirmi: ti vedo distratto, sì, perché il lavoro che facevo nel contempo non mi ero reso conto che mi assorbiva, no? E ho deciso di smettere. Dico, se ho sposato la pianista e così mi trovo una famiglia di musicisti, e mi sono dedicato al lavoro. Entra al Marchesino, scorge su di una parete la rappresentazione di tutta la sua famiglia di musicisti. Eh sì, perché Gualtiero, sposando Antonietta Cassisa, di chiare origini siciliane, si appropria di ben 5 generazioni di donne musiciste. Il tutto inizia con la nonna della moglie, una pianista che insegna alla famiglia Florio della Regale Palermo. Quindi si passa alla mamma, grande soprano che duetta con importanti tenori dell'epoca, Lauri Volpi, Riccardo Gigli, e che durante le sue tournée nel Mediterraneo viene diretta persino da Pietro Mascagni. Oggi questa incantevole tradizione prosegue grazie al talento delle 2 figlie, un'arpista ed una violinista, e dei 5 nipoti, 3 dei quali hanno dato vita ad uno speciale trio. La conoscenza della musica e l'amore per la musica ha portato Marchesi ad andare oltre nella creazione e nella composizione. Ogni volta che lo chiamano cuoco chef dice: no, io non sono né cuoco né chef, ma sono un compositore. Il mio compito è realizzare la traccia che deve essere poi rieseguita dal cuoco. Conoscitore raffinato di musica, di letteratura, di storia. Molti dicono: cosa c'entra? In fin dei conti, quello che c'entra è la sensorialità del cuoco e il suo equilibrismo nel mettere insieme le materie. No, perché se c'è anche la raffinatezza del pensiero, della cultura, della bellezza, poi nella musica, dell'armonia, il cuoco è diverso, non c'è santo che tenga. La musica è l'arte che più è affine al processo creativo della cucina. Ce qui est formidable chez Gualtiero, c'est sa simplicité et son ouverture d'esprit et surtout son approche envers les jeunes cuisiniers italiens. Il est toujours en train de féliciter, pousser un jeune cuisinier qui démarre. Et pour un jeune cuisinier italien ou même européen, je pense que Gualtiero est une icône, comme l'est Paul Bocuse chez nous en France, ou était au début du siècle Escoffier. Il a révolutionné la cuisine, je pense, surtout en Italie.
questa semplicità che potrebbe, per certe persone, potrebbe sembrare di cadere nel banale, invece ci vuole coraggio a difendere la purezza in un mondo in cui comunque si dà tanto importanza a un'immagine artefatta. Io non lo ricordo una sola volta che si mettesse a urlare in cucina o che creasse un ambiente rigido o quasi pauroso, come succede in tante brigate del mondo, per una sua forma che poi io ho abbracciato anche nel mio modo di essere cuoco, di eleganza culturale. Porto al castello Sforzesco un pomeriggio perché voleva farmi vedere una cosa e mi portò a vedere la Pietà Rondanini. Chi hai come maestro di insegna qualcosa o prova di darti un input, tutto quello che hai imparato prima per 80% l'ho buttato via quando ho incontrato Gualtiero. Mi ha dato un input completamente diverso. La prima cosa che ho pensato quando sono entrato nella cucina di via Bonvesin della Riva, ho detto sono in un nuovo mondo. But I remember that he was very special, nothing that nobody did the same, he was special. Ha portato solo il meglio del passato nel futuro, l'essenza di una seppia, un risotto milanese al quale ha dato, attraverso una foglia d'oro, ha ricordato che il riso alla milanese è preparato sotto alla Madonnina, che l'oro puro e le ha dato la dignità di un'opera d'arte. Frequentato un ambiente artistico di Milano, avevo amici artisti e così sono stato coinvolto in questa casa. D'altro conto mi apparteneva, no? Sentivo il bisogno di stare con delle persone che probabilmente avevano affinità con me. Di conseguenza sono cresciuto con gli Arnaldo Pomodoro, con il Pistoletto, con questa gente qua, no? Contadini, del quale non quadro, con Calvi, del quale ho due quadri appunto. Qua per esempio, là una parete tutta piena di quadretti suoi. Negli anni 60 l'albergo Mercato è il luogo ideale per respirare la vivace atmosfera culturale della città meneghina. Le avanguardie artistiche trovano terreno fertile nella sensibilità di Gualtiero, pronto a dare il via libera a percorsi sperimentali. Ma sono gli anni 80 che ne decretano la massima espressione. Svariati gli ambiti in cui il suo pensiero si trasforma per dare forma a pentole, piatti, posate, bicchieri, tovaglie e molto altro ancora. Già, perché la cucina totale del maestro non si chiama totale a caso. Non è un semplice modo di dire, ma è veramente una visione diversa del modo di mangiare. Una nuova esperienza immersiva ed emotiva, dove tutto ha un senso e i sensi sono tutto.
la famiglia Medagliani ha prodotto per 3 generazioni preziosi oggetti per alberghi e ristoranti. Eugenio è un grande amico di Gualtiero. Insieme hanno giocato, creato e condiviso l'unicità di un grande momento creativo. Ciao! Che bello vederti. Anzi, per me, non vieni mai a trovarmi. Ho ricevuto i tuoi messaggi, però l'ultimo è uguale a me. Sì, è vero. L'ultimo mi sembra in me. Ma è la nostra storia, come dicevo anche a lui, no? Perché è una storia così la nostra. Abbiamo fatto un sentiero, non l'abbiamo abbandonato mai e lo seguiamo sempre. A costo di romperci la testa contro il muro? No. E speriamo di farlo ancora per 30 anni almeno. Ancora solo? Sì. Oh, la Madonna! Sei peggio di Gigola. Ah, sì. 106. Tu ti ricordi qua, guarda. Hai fatto delle fotografie con noi? Tu dietro di me, io dietro di te, com'è? Sì, no, quel quadro è lì. Dov'è? No, e io racconto sempre, no, che c'è Gualtiero così, no? E mi dice, perché 2 Eugenio e un Gualtiero solo? Io dico, perché valgo il doppio. Allora no, lui fa così, no. E fa, no, ci vogliono 2 Eugeni per fare un Gualtiero. Scusa, no? E sono i famosi punti di vista. E quello lì è quello che ha lui, non so dove lo tieni. C'è, ecco. Che ne so più. Dove? Dietro un grande uomo, sempre una grande donna. Dietro un grande cuoco, sempre un Medagliani. Questa. L'incontro con Gualtiero è stato fantastico, nel senso che me l'ha presentato un amico, gli ha detto, lui allora lavorava ancora alla trattoria del mercato, vicino al mercato ortofrutticolo. L'incontro arriva lì e mi dice, sai, il mio cuoco vorrebbe fare anche dei piatti freddi. Di solito si usano le scatole tagliapasta, io ne do 2 o 3, dice, beh, gliele porto. Lui rimaneva un po' esterrefatto perché non sapeva neanche cosa servisse. Dice, guarda, servono per tagliare le verdure, per esempio. Fai una forma di decorazione. Lui la porta e dice, ma non era troppo convinto, va là e poi torna indietro il giorno dopo con le scatolette e dice, guarda, che razza di roba è, un pesce con tutti questi affarini, dice, no, io non c'è. E io ho detto, chapeau, finalmente trovo uno che capisce cos'è la decorazione, che non sia una roba vecchia, più che vecchia direi antiquata. Nel futurismo, Marinetti, Fillia dicevano che il commensale, oltre che mangiare il cibo, deve anche gustare un'opera d'arte. E allora lui abbiamo pensato di mettere assieme, tramite amici esperti nel colore, esperti nella percezione, eccetera, qualcosa che attirasse il commensale al primo aspetto. Perché dati fatti noi, quando si presenta un piatto, la prima cosa è la vista. A Gualtiero Marchesi voleva cucinare gli spaghetti diritti perché dice, se io servo un calamaro oppure un filetto di pesce, il gomitolo degli spaghetti che viene fuori me lo fa curvare sopra. Se invece io in un piatto ovale servo questi spaghetti, e lì ho inventato un recipiente per cuocerli nell'acqua bollente in modo che venissero fuori cotti diritti. In Italia, circondato da arte e cultura, Gualtiero trova amici che, come lui, innalzano l'esperienza culinaria ad un'esperienza artistica, una frontiera di crescita personale e culturale. A Trieste incontra Illy, con cui lavora a lungo per sviluppare la miscela perfetta nella fantastica atmosfera mitteleuropea di questa magica città. Con l'arte noi perseguiamo 2 fini. Il primo è il più importante, che è quello di arricchire l'esperienza di consumo del caffè, che è una esperienza estetica, cioè noi non abbiamo motivo di bere il caffè, in particolare quello italiano, l'espresso, che è un elisir, che manco ti disseta, perché fosse un tè, una bevanda calda, no, è proprio il piacere estetico di degustare questo elisir. Il caffè all'italiana, sì, fatto con, sì, la schiuma. Con la schiuma, fatto l'espresso, con, sì, la schiuma che a te non piace. Perché tu la ritieni impura, la schiuma? Perché non ti piace? No, perché è un'estrazione degli oli essenziali. A me piace bere il caffè per il caffè. Ah, ho capito. A te piace il concetto dell'infusione e non dell'emulsione. Mi piace il caffè alla napoletana, il caffè alla turca. Quindi proprio il metodo di preparazione. Il metodo di preparazione, sì. Tutta colpa di Gualtiero. È stato lui a innescare tutto questo movimento. È iniziato nel 77 e di ritorno da un viaggio, e da lì questo percorso non si è più fermato.
perché ovviamente la visione di Marchesi è unica, è molto italiana, non è semplice da leggere immediatamente, però è molto profonda, è molto ragionata, è molto fatta col cuore, con la passione, e alla fine è molto più italiana di quanto non si pensi. Quei soldati venivano da me all'albergo mercato e fumava il sigaro. Uno dei tanti, sì, quel momento bellissimo, quello lì da Monicelli. E Visconti venne a Milano cinque giorni, entrava a mezzogiorno e pensava da me. Ma quello lì è stato un periodo veramente fantastico, la più bella gente del mondo, credo di aver visto, che andavano in Francia, a Parigi così, e tornavano, venivano da me e mi stuzzicavano, mi dicevano: ho mangiato in Francia il coq au vin, oppure una prova così. E allora io andavo a cercare e poi cercavo di fare anch'io il piatto. E allora ho cominciato a attingere i testi sacri, le Scofie, gli Alibab, tutti questi libri, che mi hanno insegnato molto la tecnica e mi hanno lasciato talmente tanto dentro che quando si è trattato che i miei genitori mi hanno detto: dobbiamo rinnovare il contratto, se vuoi restare, altrimenti io dico no, dico io voglio andare in Francia. Ma l'impresa non è facile. Il mondo della cucina francese è un mondo chiuso. Ma Gualtiero ci prova e lo fa con il più grande di tutti, Paul Bocuse. Ma la porta resta chiusa. La proverbiale caparbietà lo porta a proseguire la sua ricerca sino a quando a Rouen si imbatte in uno dei ristoranti più famosi al mondo, quello dei fratelli Troagro. È interessante sapere perché Gualtiero è venuto là, c'était un cas, disons, unique. C'était unique parce oui, que en général le... c'était des cuisiniers, des apprentis ou des commis qui venaient dans un deux ou trois étoiles chercher une référence. Mais toi c'est différent. On avait un ami commun qui s'appelle Georges Defont qui couchait dans ton hôtel. Ah oui. Et il a dû te dire, je suppose, c'est moi qui interprète, oui. Je connais la famille Troigros et comme la famille Troigros, les frères Troigros à cette époque-là étaient très communicatif, il y avait beaucoup de publicité autour de notre nom, et tu avais envie de monter un restaurant, oui. C'est ce qu'on appelait la nouvelle cuisine française, tu voulais être le, le promoteur d'une nouvelle cuisine italienne, c'est ça un peu. Non, c'est juste, oui. C'est oui. Juste ça. Et donc, tu as dit, je vais leur téléphoner pour voir si je peux faire un stage, je pense. Et donc, et mon frère ou moi, évidemment, comme on prenait les décisions d'une brigade ensemble, on s'est dit, c'est un petit coup unique. Il faut quand même reconnaître que Madame Troigros était italienne, était frioulande, et qu'aussi, il y avait... C'était ta femme, l'Olympe. Oui, c'est Olympe. Hein. Donc, étant donné que j'étais un peu italien par, la, par le mariage, je me suis donc... Il y avait quand même une... Un lien quand même dans tout ça. Hein. Oui. Donc alors, tu as tenu et puis tu es venu comme quelqu'un un peu d'exceptionnel puisque tu étais un civil, en fait, dans une cuisine et tu découvrais un peu la cuisine qui était ta passion. Mais on a senti à travers toi, parce que tu as un tempérament d'artiste, c'était l'artiste qui cherchait de comprendre pourquoi il y avait un tel mouvement dans la cuisine française. Thank you.
parfaite. Donc il m'a dit tu verras bien. Alors nous on affecte vraiment les produits du terroir. Paul Bocuse, comme il dit souvent, la France, c'est le garde-manger parce que nous avons la crème de Bresse, la Bresse qui est à côté, pas loin, avec les poulets de Bresse. On a la crème, on a le beurre, on a l'Atlantique et on a la Méditerranée. Donc on est entouré par des produits d'excellente qualité et donc la France est un énorme garde-manger. Et comme j'aimerais reprendre une parole de M. Bocuse qui dit souvent, classique ou moderne, il n'y a qu'une seule cuisine, c'est la bonne. Et ça résume tout. Riporto sempre questa frase di Bocuse che dice: la cucina francese tramonterà quando i cuochi italiani si renderanno conto della ricetta dei prodotti che hanno. Et maintenant, il y a un grand mouvement de la cuisine italienne, mais c'est Gualtiero qui a été celui qui a donné la tendance, celui qui a marqué le mouvement d'une cuisine italienne, de la haute gastronomie italienne. Et c'est pas aisé quand traditionnellement la cuisine italienne est la cuisine de la mama, la cuisine des régions. Et ça c'est. Ça, c'est de la dorade. De la dorade marinée. Ah, dorade marinée, mais crue. Du caviar, ouais, crue. Du caviar. Et les deux sauces. Et une sauce d'herbe du château de Versailles. Oui. Et du pois chiche. Ah, ça c'est. Et du caviar. Et oui, parce que. Avec une tuile de pois chiche. Monsieur Marchesi est un révolutionnaire. Il a révolutionné la cuisine italienne. Je crois qu'il l'a fait rentrer dans une nouvelle ère, dans un nouveau regard. Je pense que la cuisine française en général a aussi reçu ça en héritage de l'Italie et peut-être du Japon aussi. Voilà, il y a ces deux sources d'influence qui ont nourri la cuisine française moderne. Marchesi mi è servita per capire che ogni ingrediente deve essere valorizzato. Quindi tutti gli ingredienti devono essere importanti nel piatto. Se ne mettiamo troppi facciamo confusione. Quindi bisogna metterne pochi, ma con logica e con coscienza di quello che si sta facendo. Quindi la ricerca dell'ingrediente di qualità è fondamentale, ma anche scontato, però l'ingrediente deve essere messo nelle condizioni di far star bene chi poi assaggia i piatti e li mangia. Sempre che è il prodotto prima che si deve sentire. Infatti io ho scritto questa frase anche nell'ultimo libro che ho fatto, la mia è la cucina della verità, ovvero della forma, quindi della materia. Io voglio vedere cosa c'è nel piatto, perché voglio capire come è cotto, oltre a sentirlo, perché altrimenti oggi
la cucina è tutta mescolata, diciamo complicata, piena di salse. Siccome sono anche un po' di cultura giapponese, nel senso che ho apprezzato moltissimo quando sono stato in Giappone, la cucina giapponese riesce ad esaltare la materia prima presentandola in maniera così. Solo la presentazione è importante per mettere in valore la materia, invece di sciupare la materia per farsi le cose mentali, no? Per esempio, eravamo, non mi ricordo più adesso dove, in Giappone, nel basso Giappone, eravamo in otto circa, tutto coperto di foglie, e dice togli le foglie, e ci sono, non mi ricordo se erano mezzi astici o mezzi aragoste, cotte sulle pietre, sui sassi, cioè vedi la presentazione, ma il prodotto è quello. Di servire la cucina orientale, il modo di preparare, di tagliare, di confezionare, di preparare la coreografia di un piatto, mi è venuto molto più facile capirlo quando per lui sono andato a lavorare a Kobe in Giappone, dove poi sono rimasto per 3 anni, e tutti questi suoi insegnamenti legati un po' a questo filo conduttore che era la cucina orientale, ma soprattutto la cucina giapponese, mi sono venuti più facili da comprendere. Quando il maestro arriva in Giappone, trova gli elementi che confermano la sua visione. La civiltà simbolica, espressa fortemente dalla tradizione enogastronomica giapponese, rappresenta totalmente il suo pensiero, il bello e il buono, vero e sano. Simone Cantafio inizia come cameriere dal maestro. Oggi è lo chef di Michel Brass, presso il Windsor Hotel di Toya, nell'isola di Hokkaido. Simone in Giappone ritrova il pensiero di Marchesi e consolida così l'esperienza cominciata con i suoi insegnamenti. Da quando sono qua scopro una cucina giapponese sempre più ricca di dettagli, sempre più ricca di codici. Quello che piace a me del Giappone, la quintessenza della semplicità. Sì. La presentazione che è tutto per mettere in valore la materia prima, la purezza. La cosa però che mi sorprende di più della gastronomia giapponese è l'attenzione e la cura nella realizzazione di ciò che fanno. È come se ogni volta creassero una nuova opera, un nuovo piatto che riproduce rigorosamente lo stesso modello. Mi ricordo ancora, andai un giorno in ufficio e il signor Marchesi era sulla sua sedia che si dondolava e mi disse: Simone, è parecchio tempo che sei qua da me, quanto tempo è passato? E gli dissi: 3 anni, signor Marchesi. Lui mi guardò negli occhi e mi disse: Simone, adesso è il momento di partire, qua hai visto tutto, però è il momento di vedere la cucina fatta di rigore, la cucina fatta di gerarchia. È il momento di andare in Francia. Se l'avessi deciso io, sarei passato un po' per spavaldo, per quello che aveva capito tutto. Invece ci sono dei momenti in cui loro capiscono
quando è il momento di lasciare un ristorante. Lui nella sua vita ha avuto anche contatti con grandi artisti che hanno determinato poi la sostanza dei suoi piatti ai quali si è ispirato, penso a Tadini, a Pomodoro e a molti altri, ma sempre l'arte lui l'ha osservata in funzione della cucina, quindi l'osservare il mondo serviva a rappresentare la sua cucina. Per me fu folgorante l'entrare per la prima volta nella sua cucina e vedere una serie di piatti che erano totalmente diversi da quello che poteva essere il mio immaginario. Gualtiero, attraverso la sua probabilmente anche la sua passione, la sua vena artistica, il suo amore per la musica e per l'arte, lui ha cosa fatto? Ha filtrato tutto attraverso un cervello contemporaneo, quello che erano stati gli insegnamenti dell'albergo, dei suoi genitori. Quindi ha guardato il passato in una chiave critica e non nostalgica e l'ha portata nel futuro. È un personaggio généreux, curieux, artista. J'adore tout particulièrement sa carte avec les coups de pinceau de couleur, c'est très nouveau de oser. Donc il y a un regard artistique, un regard de création, de créativité. Marchesi ha sempre voluto portare avanti la sua visione come espressione del suo pensiero artistico, indipendentemente da quelle che possono essere le motivazioni economiche che spingono verso certe scelte. Quindi è una sfida tutti i giorni per mantenere in vitalità un gruppo con un artista vero al suo vertice. Thank you.
cuisiniers en France s'inscrivent comme des auteurs, comme des personnes qui écrivent leur style comme on écrirait comme ça une partition musicale, c'est-à-dire quelque chose qui leur ressemble, qui est très proche d'eux, très sincère, et en même temps qui est très proche d'un territoire, voilà, d'une zone. Voilà, pas d'excès, pas de folie, mais soyons raisonnables. Voilà, soyons raisonnables dans en tenant compte des éléments qui nous entourent, la générosité, le respect des sols, le respect des autres, des hommes, des humains, notre avenir. Où est-ce qu'on va? La cucina italiana è ancora valida adesso perché è una cucina della regione, come cucina, come i francesi hanno la grande cuisine e la cucina del territorio. Noi avevamo solo cucina del territorio. Gli anni 2000 sarà il secolo della materia prima, perché la gastronomia è proprio una scienza olistica. Non c'è solo lo spadellamento, non c'è solo l'arte della cucina, c'è anche la materia prima, c'è anche la dignità dei contadini, c'è anche il rispetto della natura, che non va depredata, va utilizzata con buon senso. Noi abbiamo un patrimonio incredibile di ricette, perché abbiamo la fortuna di infilarci in mezzo al Mediterraneo, per cui dalla Sicilia all'Alto Adige pensate che differenza c'è. E poi andiamo nella Puglia, andiamo nel Napoletano, poi andiamo in Liguria. Qualcuno dice che è il territorio, è il microclima. Mio bisnonno faceva il contadino per il maestro Giuseppe Verdi e in inverno faceva quel che fanno ancora, facevano tanti contadini, andava alle case a macerare i maiali. Si dice che il maiale sia come la musica di Verdi, no? Che non c'è niente da buttare. Quindi fare i salumi per Verdi era una roba incredibile, no? Al tempo, questo riconoscimento di quest'uomo un po' burbero, a volte molto gentile, a volte aggraziato, comunque sicuramente uno che era padrone di se stesso, padrone del suo territorio, padrone delle sue cose. E quindi quei salumi tanto raccontati nelle sue lettere come suoi compagni di viaggio erano quelli del bisnonno. Quindi penso a te, questa è solo fortuna. Poi ci arriviamo qui, ci troviamo qua e siamo ancora qui dopo 3-4 generazioni a portare avanti quella che è la cultura della mia terra e questi profumi e questo sapore incredibile. Thank you.
Io penso che il mio abbia l'amore di chi lo produce da sempre, perché è come quando uno cucina, no? Se non cucini con l'amore, tu lo senti poi nel piatto. Ci vogliono, c'è la tecnica, c'è la ricetta, c'è tutto, ma poi la mano di chi lo fa e l'amore di chi lo fa per farlo diventare buono. Penso che poi il prodotto qualcosa senta. Sembrano così, delle idee strane, eccetera, ma questa è la cosa vera. J'ai été en 2006 l'initiateur du terroir parisien, le locavorisme parisien, cette agriculture de proximité, puisque je pense que c'est là-dedans que l'on doit trouver aussi notre salut. Arrêter de faire venir des produits de l'autre côté de la planète, essayer de les faire pousser au maximum proche de nous, ça c'est aussi essentiel et ça m'anime tous les jours. Et essayer de voir comment ces produits, on doit les respecter, ne pas les gâcher, les conserver. On parlait de confit au XVIIe siècle. Le confit, on prenait une fraise en été, on le passait dans le sucre, on la consommait en hiver devant la cheminée. Si on veut faire une cuisine moderne, il faut faire des sauces modernes. Et donc j'ai choisi la réduction par le froid, l'opposé du feu. L'opposé du feu parce que le feu, encore une fois, nous amène que des transformations gustatives trop intenses pour le produit. Donc voilà, et j'ai finalement compris plein de choses, compris que la sauce constituait 80% de l'intérêt d'une assiette. Une sauce, c'est une glace. Une sauce, c'est une ganache qu'on vient mettre en chocolat. Une sauce, c'est évidemment le liquide qu'on vient mettre dans une assiette, mais une vinaigrette également. Donc tout ça peut constituer comme ça les fondements d'une cuisine française moderne. À nous de trouver des solutions pour que les jeunes adhèrent à ce métier, pour que les jeunes soient complètement intégrés avec leur nouvelle façon de vivre et que nous soyons là pour leur donner des clés de réussite. Voilà, de transmettre, comme M. Marchesi a pu faire avec toute cette jeunesse italienne, de transmettre un nouveau regard. Et M. Marchesi, en cela, a été formidable, puisque c'est lui qui, finalement, a donné l'opportunité à l'Italie de devenir une grande nation culinaire, d'être au regard du monde considéré comme la meilleure. Regardez ce qui s'est passé au 50 Best. C'est un Italien qui a été consacré meilleur cuisinier du monde. Donc, le travail de M. Marchesi a été fondateur et essentiel. Et aujourd'hui, je dois être dans ses traces, je dois faire la même chose qu'il a fait, c'était réformer une certaine idée de cuisine française pour en amener une nouvelle. Voilà, regardez, là, on a réalisé donc une extraction. L'extraction, c'est cuire le liquide à la juste température. Et donc ici, après, on réalise un granité qui est rempli de matière sèche quand elle congèle. Et là, ça, c'est ça qui m'intéresse, moi, en fait, parce que ça va concentrer le jus par le froid et non plus par le chaud. Ça va très vite, hein? Ouais. Ah, ça réduit plus vite, alors le temps de la congélation, mais ça réduit vraiment plus vite que... Il est là, réduit par ce process pardon, qui est remarquable parce qu'on est dans une pureté absolue du goût, un effet cristallin qui est juste remarquable. Donc ça, après, on peut réduire encore. On peut encore réduire si on veut. Donc il faut recongeler ou réduire. Ciao, Gualtiero. Come stai? Quanti anni sono che non ci vediamo? Pochi, perché noi siamo giovanissimi. Alla barba di tutti quelli che lo pensano diversamente. Stavo guardando che bellissima parata di bottiglie sopra al cervosi. Naturalmente sono ancora geloso perché questi sono vuoti. Tu hai anticipato con una più bella carta dei vini, perché è la carta dei vini importanti quando avevi il mercato. E allora anch'io ero contento perché feci la prima carta dei vini, le prime carte dei vini, due. Cioè la carta dei vini italiani e la carta dei vini internazionali. Caro Gualtiero, la tua fama è incominciata al di fuori dei confini. Sì. Anche se oggi è tutta Europa, ma soprattutto la grande Francia che tutti e due amiamo. Sì. Non perché ce la voglio francese, per il vino, capisco subito. No, e quando siamo arrivati con un amico, siamo arrivati dai Trois-Gros, la proprietaria, la moglie di uno dei fratelli, Madame Olympe, che è poi italiana. Com'è che si chiamava? Olympia. Ah, Olympia. 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 E disse, ma avete sentito minerale, Marchesi? Chi?
Gualtiero Marchesi, Milano. Ah, però c'è già una stella Michelin. Oh, dico, noi non sappiamo niente. O questa poi. La prima volta succede che aprire, se, di solito bisogna essere un anno almeno, invece sì. sei mesi. Così dopo, appena aperto, siamo venuti in via, Bondolarin della Riva, ecco. Scusa. Dove adesso l'Accademia. Ecco, dove c'è l'Accademia, e così siamo venuti a mangiare, a conoscere la tua arte e il personaggio, non solamente l'arte, ma anche la cultura privata che avevi, perché a parlare, a prendere la comanda, a consegnare, era veramente un momento di... veramente di emozione, di cultura. A parte questo, io sono venuto da te perché ho detto bisogna mettere l'arte, la tua arte della cucina e del vino, perché non facciamo qualcosa insieme? Ti ricordi? Pinchiorri, Marchesi. Sì, me lo ricordo. Adesso Gualtiero, questa cosa qua. Che poi ci siamo trovati a quella festa in Giappone sì, con l'ambasciatore, accidenta quando non si è fatto per te. Sarebbe stato bello. Eh? Bene, non è mai troppo tardi. Il vero amore trionferà sempre. Sì. Siamo pronti. Gualtiero Marchesi rappresenta un grande maestro, un pilastro della cucina italiana contemporanea. E mi piace appunto sottolineare poi la figura di maestro perché è stato lui il maestro di tanti grandi chef che stanno portando avanti quindi la grande cucina italiana. È impressionante pensare cosa avete raccolto da questi terreni. Ci sono quasi 20 milioni di bottiglie che affinano sui lieviti. Mamma mia. Perché ci vuole, vedi, tutte queste bottiglie stanno affinando e ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza e tempo per creare un Trento DOC. Anche la fatica dell'uomo. Questo è il risultato di tutto un lavoro in campagna durante tutto l'anno, che poi si concentra in queste bottiglie, che poi devono però riposare e attendere il momento giusto. Peccato che alle volte si conoscono troppo poco i mestieri che ci sono alle spalle per arrivare ad un risultato. Questo è il nostro Giulio Ferrari 2005. Salute. Salute. Nel 1993 Gualtiero si allontana da Milano, dalla città, e comincia una nuova esperienza in campagna, immergendosi così nel territorio. Apre il ristorante dell'albergo L'Albereta di Gualtiero Marchesi, in Franciacorta, dedicandosi ancor di più alla ricerca della materia prima. Nel nuovo millennio, poi, apre le porte di importanti ristoranti, a Parigi in Place Vendôme e a Roma, restaurando il più antico ristorante del mondo, l'Osteria dell'Orso. E nel 2010 prende in gestione la terrazza del Grand Hotel Tremezzo. Sicuramente quello che mangeremo in futuro sarà frutto di quello che riusciremo a fare oggi. Per cui bisogna un po' cambiare la mentalità e non pensare solamente come si pensava una volta, che in futuro avremmo mangiato solo delle piccole pillole con dentro delle pozioni magiche, no? Che ricreavano il gusto dei piatti, ma in realtà sarà ancora di più forse l'espressione della terra, del territorio, per cui cercare di essere sostenibili, cercare di essere rispettosi per l'ambiente e per le persone, cercare di aggregare, cercare di comunicare in maniera positiva tutto quello che si fa. Io credo che torneremo cannibali. Tanto è vero che io ho delle ricette, dei libri, dove spiego come si deve mangiare l'essere umano. E sono delle ricette fantastiche. Ma perché dico che cannibali?
perché il cannibale, no, pensava che mangiando un essere umano, soprattutto i genitori, i nonni, potessero assorbire dentro di sé tutte le qualità e le caratteristiche dei nonni. La questione seria, molto seria, è che stiamo vivendo un momento storico straordinario rispetto al cambiamento climatico. Nelle mie Langhe, qui nella terra del Barolo, si sta piantando la vite nell'Alta Langa, dove un tempo erano solo pascoli di pecore. Ma qui nella Bassa Langa la produzione di uva è diminuita del 26% perché manca l'acqua e molte delle uve, come si usa dire da queste parti, sono diventate cotte. Stiamo mettendo a rischio un patrimonio inestimabile e dovremmo convivere con questo cambiamento climatico e con la nostra storia lavorando di santa intelligenza. Penso che vivremo tempi in cui la rivoluzione degli orti riguarderà tutti. Ritorno all'orto è uno degli elementi distintivi per concepire anche il ritorno alla terra da parte dei giovani, per concepire dei cittadini responsabili. I bambini vanno nell'orto e hanno coscienza in quel modo di sapere come si produce il cibo. Dal punto di vista del piatto, potrei dire che non c'è nulla di quello che io faccio adesso dei suoi insegnamenti, ma proprio perché lui è stato forse il maestro perfetto, perché il maestro deve trasmettere la sua conoscenza all'allievo, però l'allievo poi deve andare avanti con la sua testa. Sommato, anche la tua. Noi stiamo bene soltanto quando andiamo dentro un ristorante nostro. È un po' vero, è un po' vero, sì. Guarda che è fondamentale. Fondamentale. Io quando vedo a casa che sono nervoso, eccetera, così vengo qua e mi metto subito a posto. Pensati che l'altra sera, anzi ieri sera, ho avuto una cliente che mi aveva detto 10 anni fa, perché poi mi ricordo sulla nota fotografica, ho mangiato degli spaghetti fatti da Gualtiero con il caviale, fantastici. Te lo dico. Sì, questo è il mio anello. Spaghetti al caviale. Che bello, eh? Ho fatto fare io da un amico che si ispirava ai miei piatti per fare di gioielli. Ne ha fatto una serie. Sì. E poi a un certo punto sapeva il mio amore per gli spaghetti e il caviale, e allora mi è un giorno è arrivato con questa cosa. Ha fatto gli spaghetti e il caviale. Perché tu, avec ta nouvelle cuisine, tu étais un révolutionnaire. Et comme les Italiens ont leur propre cuisine et leurs propres habitudes et leurs propres frais aussi de dépenses, c'était beaucoup plus difficile pour toi parce que c'était vraiment une clientèle élite. C'est toujours difficile encore maintenant. Et toujours. Hein? Devo dire che il concetto di alta cucina, o direi più aggiornato, buona cucina italiana, è iniziata nel 1977 quando il signor Marchesi aprì a Milano in Bonvesin della Riva. Diciamo in gergo veloce, un po' di portierate le ha prese e le ha prese un po' per noi ragazzi
che si cresceva dietro, nel dietro le quinte. Quindi ci ha fatto un po' da parafulmine e questo ci è servito per essere un po' più liberi oggi. Ricordo gli spaghetti con l'erba cipollina e il caviale, spaghetti freddi. Ricordo le critiche atroci che ha ricevuto, ma in effetti è un piatto che ha attraversato il tempo e ora lo possiamo considerare un piatto attuale e moderno. E poi un piatto che secondo me è il piatto più significativo, più intelligente, più completo in quella che è stata la sua capacità di creatività, è lo spaghetto freddo, l'insalata di spaghetti freddi con caviale, erba cipollina e scalogno. Questo secondo me è il piatto di riferimento della cucina di Gualtiero Marchesi. Un piatto geniale, secondo me. Mi piace l'essenzialità, a me piacciono i dolci buoni, semplici, ma dove uno quando mangia una cosa la sente. Per esempio faccio una mousse di cioccolato bianco e fragole, metto su una fragola, così il cliente sa, dentro ci sono le fragole e basta. Tanti fanno ricette con 200 ingredienti, poi lo mangiano e sai cosa ha in bocca. Invece uno deve vedere una cosa e la sente poi in bocca e per me questo è molto molto importante. Noi italiani dobbiamo essere coscienti che abbiamo dato i natali a una delle personalità più grandi della storia dell'umanità, che è Francesco d'Assisi. Pochi conoscono l'approccio che lui ha utilizzato per cambiare il mondo, perché non c'è ombra di dubbio, il mondo è stato cambiato dalla filosofia francescana. Ed era un approccio che si sintetizzava in questa stupenda frase: incomincia a fare il necessario, dopo passa a fare quello che ti è possibile e improvvisamente ti troverai nella situazione di realizzare l'impossibile.
È il proliferare di infiniti punti di vista che alimenta i diversi modi di intendere su cui si fondano i valori empatici e relazionali fra chi parla e chi ascolta. La presa di coscienza di alcuni meccanismi fondamentali dell'arte della cucina crea la necessaria fiducia, costituisce le fondamenta di un credo, l'elemento base per raggiungere la grandezza italiana. Questo Gualtiero lo sa, lo ha toccato con mano e ne ha fatto esperienza anche nel suo Giappone, dove attraverso un rigoroso e disciplinato rapporto tra maestro e discepolo si trasferisce un sapere millenario, dove l'umiltà e l'amore camminano per un'unica strada tenendosi per mano. Il futuro dei nostri figli è basato su un delicato equilibrio tra il trasferimento della conoscenza e l'innovazione della tradizione. Gualtiero come Bocuse, consapevoli del valore della loro conoscenza, hanno istituito delle scuole in cui la loro filosofia è di casa e nelle quali sempre più cuochi si formano, creando così le basi per il futuro della cucina e del territorio. I ragazzi, i giovani, assorbono tutto come una spugna e poi rilasciano un sapere che pone le basi nella grande tradizione, ma con l'interpretazione dell'uomo moderno. Trovo che insegnare è veramente una missione. E insegnare non è far vedere un piatto nelle lezioni che faccio anche adesso all'Accademia, non è fare una ricetta, è tutti i passaggi che si devono fare per arrivare a fare quella cosa in maniera corretta. Infatti quando appunto Bach dice non è tanto importante come tocchi il tasto, vuol dire come esegui la ricetta, basta che tu la faccia come c'è scritto. Ho sempre fatto tesoro e ho sempre cercato di assorbire e di portare avanti tutto quello che ho visto e che lui mi ha insegnato. Raccontava nell'arco della giornata determinate cose inerenti a quello che tu stavi facendo e stava a te captare quello che lui voleva trasmetterti. Ogni regola, ogni condizione in cui lui ci metteva era un punto guadagnato nella libertà di oggi. Quindi regola da seguire nel suo team, libertà guadagnata nei nostri giorni. Marchesi per me è stato un uomo completo, un grandissimo professionista, un grandissimo insegnante, un fortissimo maestro, ma anche un grande papà e anche un grande nonno. Il ricordo più vivo del signor Marchesi sicuramente è quello quando saliva e scendeva le scale
in via Bocuse della Riva, dove ho iniziato a lavorare, che ero molto giovane. Sentivamo il passo, sentivo il passo e dava energia. L'aspetto però più interessante è sulla sua personalità. Marchesi è una persona che quando parla con qualcuno cerca sempre di vedere se da lui può imparare qualche cosa e anche se può esserci uno scambio con lui. Quello che riconosco al maestro è aver visto, aver anticipato ogni moda, no? con un criterio giusto, con un'etica giusta, con un approccio giusto al lavoro. Nel 1978 Marchesi riceve la prima stella Michelin. 1986 arriva alle tre stelle e raggiunge il traguardo per la prima volta in Italia di avere le tre stelle della guida Michelin. Dopo 30 anni Marchesi decide di restituire le stelle della guida Michelin. Questo suo essere artista prevale rispetto all'essere ristoratore, dice: non voglio più vincoli. Non voglio più lavorare inseguendo un giudizio o pensare che un giudizio esterno possa influenzare, in un certo senso bloccare la mia creatività. Non ho più nulla da dimostrare. Voglio essere libero di esprimermi. Nel 2008, Gualtiero sente il bisogno di riavvicinarsi alla sua città natale. Lo fa aprendo le porte del ristorante teatro alla Scala Il Marchesino, un omaggio alla musica, alla famiglia e alla sua città. Crea la Fondazione Gualtiero Marchesi, dove apprendimento e sperimentazione sono alla base per divulgare i principi di una bella e sana alimentazione. E lo dico sempre con un velo di ironia, ma insomma, maestro volava alto, cioè, ma alto, alto, per cui me lo ricordo. Però ti faceva capire come avresti poi potuto
vedere, no? Stando lì in alto. Se è vero che noi siamo ciò che mangiamo, Marchesi ha sicuramente creato una generazione di persone migliori. Migliori perché più consapevoli di quello che c'è in un piatto e di quello che significa per la nostra vita. Da sempre la passione è stato il faro che ha illuminato la sua rotta, rendendo concreta la sua intuizione giorno dopo giorno. Una storia, ricordi, immagini, momenti di una vita. Musica, sapori, esperienze ed emozioni si alternano tra passato, presente e futuro. Marchesi gira il mondo, prima per scoprire ed imparare, poi per sorprendere ed insegnare. La cucina totale è arte, è un'esperienza dei sensi e con quell'energia positiva e dirompente con la quale è stata creata, ci continuerà a sorprendere. Grazie, Gualtiero, per aver trasformato un atto quotidiano in arte. Grazie per la tua storia, il tuo racconto e per aver dimostrato come con la semplicità si cambia il mondo. È solo l'incomprensione che crea giudizio, poi un po' alla volta ci si avvicina incuriositi e si cambia. Così si evolve il mondo, così si creano storie.